Ciao Rocall dagli Aran Quartet, saluto Rock. Siamo stati, è uscito adesso semplicemente perché come ogni progetto ha i suoi tempi, quindi il nostro tra l'altro essendo anche abbastanza anomalo nel panorama musicale italiano in quanto siamo un gruppo vocale, naturalmente ha richiesto un arco di tempo maggiore, anche se alla fine neanche così tanto grande, se si pensa che noi da una volta vinta la trasmissione, da giugno a ottobre abbiamo fatto un bellissimo tour in giro per l'Italia e poi ai primi di novembre ci siamo chiusi immediatamente in studio insieme a Lucio Fabbri e abbiamo realizzato questo album di cui siamo contentissimi e orgogliosi in 6 mesi, quindi i tempi erano quelli prestabiliti e li abbiamo rispettati appieno. Abbiamo cercato, se vogliamo, la libertà di scrivere qualcosa di nostro, comunque di lavorare a un progetto inedito nostro. E la libertà è sempre pericolosa quanto bella, no? Noi abbiamo corso questo pericolo. Quando ho usato l'aggettivo anomalo mi riferivo anche nell'ambito stesso dei gruppi vocali, perché un gruppo vocale normalmente si tende a stereotiparlo in un gruppo a cappella. Noi invece siamo una vera e propria vocal band e quindi, come hai detto tu stesso, questa cosa è emersa nel disco perché abbiamo unito le nostre 4 voci con la meravigliosa musica di tanti grandi musicisti che hanno suonato nel nostro album. Diciamo che Caballai e Chiaravalli sono stati hanno fatto parte stabile, diciamo, del team, se vogliamo, perché Chiaravalli è diventato un po' il quinto Aram, perché si è creata proprio una sorta di empatia con lui dal punto di vista compositivo in questi mesi di lavoro, e Caballà idem per quanto riguarda i testi. Lui è stato una figura nuova, se vogliamo, nel nostro disco, in generale nel lavoro di produzione di un disco, perché è stato il produttore dei testi, nel senso che alcuni li ha scritti di sua mano completamente, altri insieme a noi, insieme a Raffaele in particolare, e altri anche su quei testi in cui non era coinvolto lui dal punto di vista della scrittura, ha però sempre dato dei consigli, dei suggerimenti utilissimi che noi sono stati preziosi per noi. Le scelte musicali fanno un po' parte anche dei nostri ascolti, perché nonostante poi si ascolti di tutto, però negli anni soprattutto della formazione musicale credo abbiano influito poi su ognuno di noi, comunque i Beatles o anche i gruppi che comunque hanno dato grandi spazi alle armonie vocali, perché l'operazione in realtà che noi con Lucio Fabbri abbiamo cercato di fare con questo disco è realizzare qualcosa che in Italia fosse un po' in controtendenza, perché soprattutto l'Italia è il paese dell'opera dove a spiccare sempre la melodia, quindi ma appartiene un po' alla nostra natura questo, e noi siamo consapevoli. Noi alla fine del percorso fatto lo scorso anno a X Factor ci inchinammo davanti a una telecamera nell'ultima ripresa che ci hanno fatto alla fine di quell'avventura, diciamo, lì in trasmissione, per ringraziare Morgan e Gaudi che erano stati i nostri padrini in quel contesto, erano stati fondamentali per noi. Morgan ci ha fatto nascere e ora Lucio ci sta aiutando a crescere, quindi noi dovremmo inchinarci davanti a questa telecamera e davanti al nostro produttore. Il disco è uscito una settimana fa, quindi adesso ci sarà credo un bel tour de force con la promozione, speriamo, anzi. Poi stiamo allestendo una tournée estiva con la nostra band, insomma, aspettiamo di conoscere tutte le... Da quest'anno sarà proprio quella la novità, cioè andremo in giro con una band di musicisti che poi hanno suonato nel nostro album disco. Che poi alla fine è la gratificazione più grande per un artista, quella di salire su un palcoscenico davanti a tanta gente con la band, con dei grandi musicisti dietro come noi abbiamo la fortuna di avere.